dobbiamo ancora lavorare tanto, che abbiamo fatto dei giorni in cui il lavoro è stato molto intenso e si è visto specialmente nella prima parte della partita, in cui il campo magari dal mio punto di vista non bellissimo, ma eravamo troppo lenti nella manovra e nel cercare la profondità, ma anche nelle scelte eravamo poco lucidi. Sta a significare che c'è il lavoro nelle gambe ma anche nella testa, ma siamo nemmeno ad agosto, per quello mi sembra tutto logico e normale, e lo sarà magari anche in altre partite. Il fatto di provare, di fare esperimenti, mi capita di farlo, ma perché credo, non per, tanto per fare un qualcosina così. In particolar modo adesso che non ho nemmeno terzini sinistri, giustamente devo adattare alcuni giocatori in quel ruolo, ma nello stesso tempo anche altri giocatori, tipo Kurtic, che è un centrocampista dal mio punto di vista completo, che può ricoprire diversi ruoli. È ovvio che queste sono anche le occasioni per poter far girare le gambe a tutti e fare minutaggio. Sono contento della predisposizione innanzitutto dei ragazzi, della voglia sempre di mettersi in discussione. Magari ci sono anche tanti giocatori, ci sono voci di mercato che possono infastidire, invece dal punto di vista dell'impegno, del mettersi a disposizione sia nei miei confronti che dei propri compagni, non fanno una piega, per quello sono solo da elogiare. Volevo dare così, essere più comodo, basare tutto, siccome ho approfittato che Paolo Bianco è il parrucchiere ufficiale della squadra, mi sono fatto rasare. Detto bene, nel primo tempo eravamo forse un po' più imballati, poi col passare della partita abbiamo sciolto anche le gambe, abbiamo provato sempre le nostre solite giocate che ci sono anche venute, e sono venuti anche i gol. Lavoriamo tutti i giorni benissimo, sia sotto il punto di vista atletico sia tattico, col mister, per cui continuiamo il lavoro che abbiamo finito l'anno scorso. Mi aspetto di fare una stagione positiva, insomma, sia personale che di collettivo. Sì, oggi abbiamo vinto, fa sempre bene vincere, da morale, e quindi ora ci prepariamo per l'Empoli, partita di sabato, facendo qualcosa in più rispetto a oggi. Sto provando terzino, l'ho già fatto in passato. Devo solo immagazzinare tutti i meccanismi giusti e poi credo che tutto viene di conseguenza. La tensione è giusta e ci vuole entusiasmo e far vedere a tutti che noi la Serie A non vogliamo vederla, vogliamo anche confermarci quest'anno. La forza di questo gruppo appunto è appunto, l'anno scorso si è dimostrato che davamo l'anima l'uno per l'altro e i ragazzi nuovi che sono arrivati stanno seguendo il gruppo, quindi questa è la cosa più importante.